Oh, il 20 di dicembre, perché esce il 19 questo film, la Dea Fortuna di Ferzan Ospetek, il 20 di dicembre noi ospiteremo Ferzan Ospetek perché ci parlerà di questo film. C'è sempre grande interesse quando esce un nuovo film di Ferzan Ospetek. Lui è molto sensibile alle canzoni, piacciono tante, ne ha lanciate tante di canzoni nei suoi film, e all'interno di questo film ci sarà una canzone, un inedito di Mina addirittura, wow. E in più c'è un'altra canzone meravigliosa di Diodato che si chiama Che vita meravigliosa, e noi oggi, guarda caso, abbiamo proprio qui Diodato a Radio 2 Social Club. Eccolo! Ciao! Ben tornato. Prego, siediti, accomodati, se no non ti sentiamo, il microfono è posizionato. Beh, intanto bentornato a Radio 2 Social Club. Grazie. È sempre un piacere. Sempre che piacere. Bello vedere. Come la state? Bene, che bello vedere la barbetta bianca. Hai visto? Ma se la faccio crescere è quasi tutta. Ma meno male, ma guarda. Da già da un po' di anni. Ma è un pischello, Diodato. Ma no, sono nato con la barba bianca. Mi conforta che quando è venuto qui la prima volta era veramente in fasce, ero un bambino, e adesso si presenta con la barba bianca. Ci puoi riconoscere il fatto che abbiamo dato voce alle tue cose fin dagli inizi, ce lo riconosci questo? Certo, sì. Perché dal primo festival di Sanremo, sì. No, anche poco prima. Mahmood non è più tornato comunque. No, Mahmood non è più tornato. Mahmood gli abbiamo dato un avvio. È vero, Martelli? No, arriva. Arriverà. Tornerà. Invece Diodato, con ciao, grande senso di responsabilità e di gratitudine, torna a trovarci sempre, anche quando volete, io sono qua. Anche in questo momento è un momento particolarmente felice della tua carriera, perché insomma... Meraviglioso, direi. Meraviglioso, come Che vita meravigliosa la tua canzone. E parlaci di Ferzan, parlaci del fatto di come finisce questa canzone all'interno della Dea Fortuna. Che dire, io credo di essere sempre stato influenzato nella scrittura proprio dal cinema, perché poi sono un grande appassionato di cinema e ho anche studiato cinema, sono laureato in cinema. Dams? Sì, il Dams. E ovviamente tra... non lo dico ora perché c'è questa collaborazione, ma... da sempre ho amato il cinema di Ospetek, perché le sue atmosfere credo siano sempre rientrate nelle cose che ho fatto, e quindi quando ho cominciato a scrivere questa canzone con questo ritornello che aveva queste melodie anche molto dilatate, no? Ho proprio pensato alle sue atmosfere. E allora anche tramite l'editore gli abbiamo fatto ascoltare una prima che mi aveva detto e mi aveva raccontato di questo film che stava facendo. Ma lui te l'aveva commissionata questa canzone? No, lui no. Stava è un po', cioè non so se poi sicuramente voi sapete, però molto spesso sono gli editori che vanno anche dagli artisti e dicono: guarda, c'è il nuovo film, certo, di Ospetek, certo, la certo. Storia se hai è questa qui, che si possa la storia sposare, è questa qui. Io ma invece io so come è andato il primo incontro con fra Diodato e Ferzan. Lui aveva saputo di Mina, della canzone di Mina, sì. Diodato è andato là, dice a Ferzan: ancora con Mina, ancora con Mina nel 2019. Cosa non è vero, Mina poi ha detto delle cose bellissime, quindi ci io permetterebbe mai. Mi permetto... Scherzavo, no. Stavo scherzando. Lo dico sinceramente. Bravo. Stare in un film, cioè nella colonna sonora di un film in cui c'è anche un pezzo di Mina è una cosa. Vabbè, quindi alla fine gli abbiamo mandato un provino. Quindi abbiamo fatto ascoltare una prima stesura, poi ci siamo è piaciuta subito, per fortuna, e abbiamo lavorato poi insieme. Cose non belle non ne hai mai fatte, mai. Quindi anche questa canzone gliele regala Barbara. È un'altra. Radio 2.